Prenotazioni massimo entro l'8 agosto, poi per i bimbi non vaccinati scattano sanzioni ed esclusioni. Oggi flash mob di protesta dei genitori. Gravi le condizioni di un giovane di 28 anni di Sarentino caduto con la moto ad Auna di Sotto. Discusso post dell'ex candidato leghista Gazzini che accusa l'ufficio immigrazione della questura di puzzare. Prestigioso bronzo juniores nel ciclismo su pista per Matteo Bianchi, oggi la premiazione in provincia con Compacer. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione Alto Atesina, l'avete sentito dai nostri titoli, i vaccini. Questa sera in primo piano scatta l'obbligo vaccinale per frequentare le scuole materne e gli asili. Anche la provincia di Bolzano si adegua alle direttive nazionali, prenotazioni obbligatorie entro l'8 agosto. Poi scatteranno le sanzioni e l'esclusione dei bimbi dagli asili per quelli appunto non vaccinati. Alessia Galeotti. Non c'è scampo, le direttive statali in tema di obbligo vaccinale vanno applicate. La provincia di Bolzano con il 75% è ultima in Italia nelle percentuali di copertura, rompe gli indugi e prepara procedure e sanzioni per chi è inadempiente. Dopo il no secco della Corte Costituzionale alla legge approvata dal Molise, che prevedeva misure ancora più severe rispetto a quelle stabilite da Roma, l'Alto Adige si adegua. A partire da questo anno scolastico, bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età per poter essere iscritti ad asili, strutture per l'infanzia e scuole, devono essere vaccinati. Abbiamo impiegato tanto tempo perché sapevamo che volevamo tentare di fare una legge propria che aveva delle esigenze per il nostro territorio. Non ci è stato permesso da una parte, dall'altra volevamo vedere se anche a livello statale, perché la ministra Grillo l'ha annunciato varie volte, che voleva cambiare la legge dei vaccini. Adesso abbiamo visto c'è una sentenza della Corte Costituzionale a Molise, pur avendo fatto una legge più severa dello Stato, è stata bocciata al 100%, che vuol dire che non abbiamo nessun margine. Da adesso in poi siamo nel penale, se non facciamo niente, dobbiamo agire e questo l'abbiamo fatto oggi. All'unanimità la Giunta ha posticipato all'8 agosto il termine ultimo per richiedere una prenotazione dei vaccini. In caso di inottemperanza la sanzione ammonta a 167 euro, che possono diventare 500 in caso di recidiva. Chi non osserva l'obbligo per asili nido e scuole materne perde il diritto di formazione e quindi sarà escluso dagli istituti. Intanto questa mattina proprio davanti al Consiglio Provinciale si sono dati appuntamento un centinaio di genitori per un flash mob di protesta contro l'obbligo vaccinale. Vediamo com'è andata. La quarta commissione legislativa del Consiglio Provinciale ha analizzato oggi l'iniziativa popolare con 15.000 firme per l'abolizione dell'obbligo vaccinale, mentre la Giunta ha deciso sulle regole di accesso alle scuole dell'infanzia per il nuovo anno scolastico. Tanto basta per portare in piazza Magnago a Bolzano un centinaio di genitori per un flash mob contro l'imposizione dei vaccini. Naturalmente non possiamo abolire l'obbligo vaccinale, non si discute neanche, però noi diciamo che tutti i bambini devono avere accesso agli asili perché è competenza provinciale. Mamme disposte ad andare al muro contro muro pur di non vaccinare i propri figli, chiedendo maggiore responsabilità. Io sono una mamma, io non posso andare a lavorare se i miei figli non possono andare all'asilo, al kindergarten. Cosa devo fare? Finiremo nella povertà, non posso più pagare l'affitto. Cosa devo fare? Io chiedo alla politica cosa devo fare, perché non so, se la strada è costringermi a vaccinare i miei figli contro 10 malattie, quando in effetti di malattie ce ne sono milioni e milioni, qualcuno mi spieghi, qualcuno si prenda la responsabilità e mi dica chi prende la responsabilità dovessero avere i miei figli dei danni da vaccino, perché parliamo di numeri, di statistiche, ma io parlo dei miei figli. Qualcuno mi dice, qualcuno dei medici vaccinatori, dei politici che prenda la responsabilità e dica succede qualcosa a tuo figlio, la prendo io la responsabilità, faccio tutto io, pago tutto io, mi occupo di tutto io, allora per favore mi firmi un foglio. Al microfono un'organizzatrice chiede alla stampa più rispetto, evitando di trattare il movimento contro il gruppo vaccinale come un gruppo di persone fuori di senno, rivendicando la propria preparazione. Nel frattempo, in piazza, c'è anche chi divulga tesi che stupiscono. Questa cosa è una violenza contro i diritti umani, perché con la vaccinazione ogni persona riceve un microchip e può essere seguito ogni passo.
lei chi l'ha detta questa cosa del microchip? Io su al Kolping di Merano ho incontrato per caso due medici, non so come si chiamano, e questi mi hanno spiegato questa cosa. Lei è sicuro? Ma io sono sicuro, non saprei perché motivo mi avrebbero raccontato bugie. Ma non le sembra irreale come prospettiva? Contatto, 2 anni fa mi sono vaccinato contro le malattie. Quindi lei ha il microchip? Ovviamente sì. Durante la protesta i genitori hanno lasciato che i loro bambini dessero libero sfogo, in piena libertà, di colorare, scrivere e disegnare sull'asfalto di Piazza Magnago. Necessaria quindi una pulizia dei ghirigori a carico della collettività. E un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri.